Io dipingo, dipingo con gli spray. Ah sì, influenzato e anche stata influenzata dalla società, dalla cultura hip hop, ma ben venga, è proprio lì che si va a lavorare, nel senso che parte dalla società per la società, creare dal brutto il bello. Riqualificare è proprio quello, no? E l'hip hop, sia la cultura hip hop, sia attraverso i graffiti, la musica, il ballo, tutte le discipline che fanno parte dell'hip hop puntano a quello. È un'emozione indescrivibile quella della vittoria alle Olimpiadi, come anche quelle emozioni che sto provando in questi giorni. Per me la vittoria di Massimo alle Olimpiadi rappresenta un qualcosa che non ero abituato, perché non è mai arrivato nessun mio atleta a livello olimpico. A livello mondiale sì, alla fine dici qualcosa di buono l'ho realizzato. Dietro una medaglia c'è tantissimo sacrificio. La vittoria di Massimo non è la gara in sé per sé, ma ci sono 3-4 anni di allenamenti duri per poter arrivare al grande obiettivo. Sono partito di qui, ho marciato per tanti anni, per tanto tempo sulle strade di Palo, sulle strade di campagna, un po' nella scuola Mastro Matteo, dove ho anche frequentato le scuole medie. Attraverso la sua vittoria ho visto veramente nei bambini la voglia di fare, la voglia di partecipare. Quindi sicuramente è una vittoria di tutto il paese, come mi hanno dimostrato con questa settimana di festeggiamenti. Mi piace stare con i giovani, insegnargli le cose, non solo sportiva. Alcune volte i ragazzi mi chiedono anche cose della vita. Adesso chiunque passerà di lì vedrà questo Massimo Strano che esulta, che bacia la medaglia e quindi c'è un idolo sempre presente su quel muro. Quindi per qualsiasi ragazzo che vuole passare di lì, magari guardandomi, ricorda la mia vittoria e dice ok, voglio farlo anch'io.